Quindi la microangiologia clinica, studi del microcircolo, della microcircolazione, è lo studio di ciò che è il cuore della semeiotica, l'attico della semeiotica biofisica, è il fondamento della semeiotica. Se togliessimo, non esisterebbe la semeiotica biofisica quantistica, perché la SBQ è l'explicate order, che richiede l'esigenza di un implicate order, di una base, di un fondamento. Cos'è quello lì? Lo sapete. E Kroc aveva ragione perché quando gli ha dato il premio Nobel, lui disse, studioso del microcircolo come si poteva essere nel 1928, che lo studio della microangiologia, microcircolazione, era uno strumento diagnostico prezioso non solo per lo studio delle patologie vascolari, ma anche e soprattutto di tutte le patologie, e la semeiotica biofisica quantistica che è dalla vita. Del riflesso non ne parla assolutamente, il riflesso dei vari parametri, come dicevamo, volevo solamente dire che ad ogni valore parametrico corrisponde una determinata funzione del sistema. Il tempo di latenza lungo significa che il pH è buono, se l'intensità elevata significa che le cose non vanno bene e così via. La durata è correlata con quella dimensionalità o dimensione fratalica che poi ci dice come vanno le cose. Ecco, come vanno le cose di tempo di latenza e di energia. Allora, il tempo di latenza è l'energia endocellulare libera ATP, non sono fisse. Voi avete sentito dire di giusto tempo di latenza del riflesso qual è? 8 secondi, ma non è vero che sia 8 secondi, è 8 secondi come media, ma oscilla nel sano tra 8 più 1 o 0,5 e 8 meno 0,5. Perché? Perché nel corpo umano, in qualsiasi struttura piccola e grande, oscilla tutto, pantarei, ci fermeremo forse dopo la morte. Fluttuazione del tempo di latenza è fisiologia. Quando incomincia il riflesso cardiografico a concentrarsi su un valore di 8, quello lì sta benissimo, il gioco al pallone. Quanti giocatori del pallone hanno avuto, ce l'ho consigliato io, la terapia quantistica. Ma 8 in questo caso, oscillando tra più e meno 0,2, indice già che siamo all'inizio di qualcosa che non va. Perché oscilla tutto? Sintetizzo per l'amor di Dio, oscilla tutto perché quando arriva l'onda di depolarizzazione entra calcio nella cellula attraverso canali di idropiridinici di natura, di idropiridini tubulari. Questo calcio è poca cosa, la maggior quantità è questa freccia. La vedete voi? Sì. Vabbè, facciamo così, perché è importante capire il concetto. Entra il calcio, ne entra poco, ma questo richiama dal calcio sequestrato del reticolo endoplasmatico, reticoline, reticole sequestrine, altro calcio, che passa perché? Perché questo canale cerca, non essendo fosforilato un cofattore che si chiama fosforlambano, lascia passare il calcio dall'interno al citoplasma. Quando si incontrano formano come una festa, una scintilla, calcium sparkling, estinguono attraverso il calcium uptake, L1-2, il calcio all'interno del mitocondrio. Quindi capite che quanto il calcio entra, non entra sempre negli periodi in maniera qua uguale, entra in maniera orio un po' di più, orio un po' di meno, oscillando sempre intorno alla media. Pertanto, qui non ci sono, ve lo dico io, le deidrogenasi che utilizza sensibili al calcio che forniscono di protone la catena respiratoria ora ne forniscono un po' di più, ora un po' di meno. ATP se ne forma ora un po' di più, un po' di meno e tutto oscilla. E oscilla l'energia, oscilla la durata del tempo di latenza. Capito? Quindi non c'è nulla di fermo, tutto oscilla, va bene. Quindi, importanza della durata del riflesso, quando uno non conosce il microcircolo, si fermi lì, perché questi valori parametrici grossolani, dell'ordine esplicato, sono correlati all'ordine implicato.
è importante perché più di 3, meno 4. Ecco, quando l'oscillazione non è più 8 più o meno 0,5, molto più 0,2 meno 2, è perfetto, è 3,81 la dimensionalità. Ma a livello, diciamo così, a livello di durata, la durata, quando le cose funzionano bene, più 3 meno 4, ma è più vicina al 3 che non al 4. Quando entra meno calcio, la idrogenasi forniscono meno protoni, la durata fisiologica, ma è sempre verso il 4, non verso il 3. Sono finezze, ma è lì che capiamo che c'è già qualcosa che non va. E se interveniamo lì, i risultati della terapia sono migliori assai. Qui ve l'ha già detto il buon samaritano scalzo, che riserva funzionali microcircolatori, da cui dipende la durata, e che ci informa del TP presente, che ci informa del... è tutto correlato. È inversamente legata alla dimensione frattalica. Se le cose vanno male, la dimensione frattalica diminuisce e la durata aumenta. Quando vedete una durata di 4, è già patologica, qualcosa non funziona. Ecco. Das ungedachte in den Gänsebringen, diceva Dio. Cioè, se noi pensiamo sempre le stesse cose, non ci muoviamo. Se vogliamo andare avanti, che poi non è sempre bene, sicuramente, anche Cioè ce lo dico, però se non pensiamo nuovo, manco facciamo progressi. E io ho pensato, a metà degli anni 70, alle costituzioni, le quali costituzioni, come vedete, non sono che una parte dell'albero. Ma queste foglie, costituzioni, questi prodotti, reali rischi e malattie, vanno ricercati nella loro radice di Kaim, che è la patologia mitocondriale descritta. Quindi, costituzioni, i dipendenti reali rischi, i dipendenti reali rischi che all'inizio sono disattivati, non dovrebbero far paura, ma quando c'è un nemico me li allontanano subito. E possono poi attivarsi. Perché? Ma perché lo leggete nel primo lavoro? I sistemi biologici si modificano se c'è una mutazione significativa. Perché altrimenti, se c'è una mutazione che non mi modifica i sistemi biologici, a me ne frega niente, che ce ne avessi tante modifiche. Invece la compromissione del DNA deve portare ovviamente a questo. Rimodellamento. Ne parlerei tre giorni di questo, ma alla base del reale rischio che cosa c'è? C'è un rimodellamento patologico del microcircolo che poi, studiandolo bene, ti spiega questi ostacoli che vanno, l'avete visto prima, dalle piccole arterie arteriole ai capillari, ostacolano il flusso passa attraverso le anastomosi. Passando attraverso l'anastomosi, determina l'ipertensione nel versante efferente dell'unità microvascolare tessuale, creando pressione aumentata. Sì. Gli endoteli soffrono perché hanno pochi mitocondri e quindi la sofferenza endoteliale dà via tutto quello che sapete. Perché ci sono meno mitocondri nella zona afferente? No, negli endoteli. Negli endoteli. Sono tutti pochi. Sono tutti pochi. Viene a contatto con l'ossigeno del sangue. Sì, sì, sì. Ed è in condizioni fisiologiche, certo. Quando andiamo nel patologico crolla l'endotelio, e le minimal lesions dell'aterosclerosi, il puntino malato iniziale, 6 anni, 10 anni, lo troviamo laddove? I pochi mitocondri dell'endotelio sono ammalati, ecco, eteroplasmia mitocondriale. Ce ne pochi, sono malati l'endotelio. Disfunzione endoteliale, disegno utilizzazione. Quindi il reale rischio ha a che vedere con un microcircolo alterato, patologicamente, ovviamente. Questo ve l'ho già fatto vedere, così non l'ho già fatto vedere prima. Questo è importantissimo, eh? Questo è importante come concetto, non vi preoccupate. È importantissimo perché all'inizio il rischio è disattivato e non succede nulla. Giocatori del pallone in Serie A, camminano come l'impero,
poi tu mi dirai dopo qualche anno rivediamo, vabbè, ma all'inizio perché? Perché il rimodellamento è talmente minimo che il sangue che passa ai capillari nutrizionali è normale, fisiologico, però bisogna intervenire lì per riportare la situazione. Lo si può valutare come? Attraverso una microcircolazione, non ne parliamo, attraverso però i valori parametrici del riflesso, tempo di latenza, durata. Vedete l'importanza della durata. Arriva un'influenza, l'ho visto ieri sera, non diciamo anche se l'influenza tu c'eri, ebbene, ma tu hai l'influenza addosso, ma era la durata che aumentava, non il tempo di latenza che diminuiva, perché un'acidosi lievissima è espressa nella durata di 4, 4, 5, 5, quando aumenta diventa un'acidosi media e il tempo di latenza, ma quando il tempo di latenza passa sotto i 5, lo stomaco si contrae e se si parla di cuore è l'infarto. Il microcirico, io quello ho fatto vedere come insegnava il mio amico professore Allegra, romano di Roma, afferenza arteriosa e afferenza venosa, nel mezzo il nutrizional capillare, per attenti, in alto ci sono il cuore periferico, piccole arterie arteriole e poi i capillari veri e propri. Il canale preferenziale non esiste, esiste nelle ali dei pipistrelli, ma i microangiologi, lo dici, tu lo sai perché, fate del gran casino, i medici pratici, insomma, si allontaneranno sempre. Perché uno cita un nome, con l'altro cita un altro, non so. Cempal Zweifa, che quel canale lì, dice che è una stomosi, dice è pure la... Ma comunque, quei cavoli loro che io cosa me ne frega. Allora, voi vedete nella diapositiva, a sinistra di quella che abbiamo visto adesso, a destra, una piccola arteria che ha due o tre strati di cellule muscolari che si dicotomizza in due piccole arterie. Sembra un gioco di parole, ma qui ci riferiamo a una struttura diversa. Piccola arteria, arteriola, che sono il cuore periferico. Una delle due non contiene debiti tipo 2, è sempre aperta. Perché? Perché un po' di sangue anche a riposo deve arrivare nella scena della commedia e della tragedia. Così come concetti, anche per sapere ma perché la durata dura di più e perché lì il sangue ha più difficoltà a passare. Questo l'ha già fatto vedere lui, non lo so cosa. Questo invece è importantissimo. E come medico pratico dico ai medici pratici, quando arriva qualcuno, è la manovra di Tiziano, no? Che lo sapete ormai. Comunque, quando arriva uno, vorrete sapere, sto chiuso, a me non sta mo. Io vado a vedere su rene, ma per appunto di dire, non è che vi parlo di su rene. La manovra di Moncada era attivazione del su rene. Qui così. Quando c'è, qui è a rischio di cancro, perché? Perché dopo 3 secondi esatti, vedete, c'è un riflesso di un di mezzo centimetro, pardon, di un riflesso chiaro, netto, lì c'è l'area di rischio ed è di natura, sì, oh, sì, sì, mi premendo un microcircolo, qui ho anche il naso, ma il naso, il dottore cosa fa, un raffreddore, si spoglia. Sergio, prima la chiamavi col passaggio digitale, la manovra nei tuoi libri, praticamente. Sì, e tu devi premere intensamente, intensamente significa da 800 a un 1200, io dico 1200 centimetri quadrati. Perché? Perché stimolando intensamente, stimoli nel sano, vasi e parenchima. Noi beviamo Coca-Cola, ma la Coca-Cola che beviamo contemporaneamente arriva dall'esterno, parenchima, microvasi. Se il parenchima microvasi lavorano in sintonia, non c'è acidosi. E quindi tu arrivi a 10 secondi prima che si formi il riflesso. Quando c'è una sofferenza, e la sofferenza crea subito accumulo di la cuna, lì cosa ha detto, il laghetto di Platone, di Mario, mi è piaciuto. E allora a 3 secondi c'è un primo riflesso che ti apre già lì. E piccolo piccolo, è un reale rischio a specifico, diabete, reumopatia, ma se raggiunge, lo vedi netto, mezzo centimetro, il reale rischio è tumorale.
andiamo veloci, signori Antonietti, premi intensamente su un vaso arterioso, che sia la radiale, che sia la femorale, lo stesso discorso, attivi la realtà non locale se in qualsiasi parte di un vaso, aorta, vasi cerebrali, carotidi, c'è qualcosa che non va, scatta un riflesso che è sempre più intenso, riflesso gastrico specifico, che è sempre più intenso in rapporto alla, alla gravità della patologia. Premi sulla femorale, lo stomaco sta fermo, quello lì che ha i vasi buoni. E poi viene anche il diabete, che hanno dei vasi meravigliosi, certi diabeti. Qui l'hanno già fatto vedere ieri, e non ve lo dico che non perdo il tempo. I significati del sindaco al cautino. Cautino positivo, 9 su 10 coronaropatia, ma 10, 1 su 10 possono essere tutte quelle malattie che vedete lì. La presenza dello stent, come ha detto Mario ieri, è caratterizzata dal fatto che dopo 3 secondi scatta un riflesso che lo veda con deficiente. Enorme. Non diciamo un santo padre, perché la privacy è privacy. Premi sul precolio, potete fare anche adesso. Prendete, contate fino a 3, poi vedete che lo stomaco si fa. Mia moglie ci prende una cena. Allora, segno di gentile per l'angia, oh pardon, segno di gentile per la cardiopatia, premi, pressione media, moderata media, 500 linee, 500 grammi mezzo chilo, e viene fuori tutto quello che voi vi leggete con un comodo. Gentile la mia cardiologa, che dice, poi si cura da solo, quindi le cure le faccio io, andiamo avanti perché... Ma mica stai anche tutto il giorno, ma non vorrei farvi perdere. Il diabete mi ha detto questo per dimostrarvi che cosa, e ieri ne abbiamo avuto la prova dell'importanza, il diabete non nasce dalla sera al mattino o dal mattino alla sera come vorrebbero credere i glicemologi, perché secondo alcuni è diabetico che ha la glicemia elevata, ma se è una cosa. Tanto è vero che sono stato invitato ad Amsterdam l'anno prossimo, a Praga quest'anno, ai congressi mondiali, a Roma quest'anno, non vado da nessuno. Però ci ho mandato le diapositive. Quindi alla nascita tu vedi il segno di siniscalchi positivo, e ne vedi altri che vi faccio vedere, questo qui è uno che se non facciamo nulla va verso il diabete. Se quella lì ingrassa, come quella signora di ieri, simpaticissima, quando l'ho visto mi venne un accidente, come noi. Poi ci ho messo la scheda del neolitico sopra, ho cambiato tutto, allora sei intelligente, ma mi sembra tanto intelligente. Tu devi intervenire, perché il diabete non è iperglicemia, il diabete è costituzione del diabete, è mesenchimopatia, e insulino resistenza. Vari tipi di diabete, dove l'uno è caratterizzato dall'insulino resistenza spaventosa, diabete tipo 2 stagnato, e l'altro invece è caratterizzato proprio da una compromissione, ed è più grave, della cellula beta. Quindi non esistono 2 malati uguali, non esistono 2 persone uguali. La medicina del domani sarà basata sul single patient, single patient based medicine. E se non si discarica, non ve lo descrivo, lo sapete, stimolazione intensa qui. Tu stimoli tutto il pancreas, compreso la coda, dove si forma un ormone con supertoin. È importante, ma bisognerebbe parlare un'ora. Se scatta riflesso, e ricordatevi di portare a 10 secondi la durata del... Uno dice, ma la simultaneità, dottor Stegliano, se c'è il tempo di latenza, e no, perché se conoscete i microvasi, tu vedi che come dà lo stimolo intenso, recepiscono il segnale, e che le situazioni vanno bene, l'acidosi si forma lentamente e ci vuole la latenza, ma il riflesso è simultaneo. Perché un reale rischio in via di eliminazione parti con il riflesso di simultaneità in senso proprio etimologico, ma poi via via, mentre guarisce, 2, 4, 6, 10, capito? Sentite, arrivi, questo ve lo raccomando se volete capire che c'è intanto diabete, ma se c'è soprattutto una
insulino-resistenza e dalla intensità del riflesso giudicate la gravità. Stimolazione intensa del bicipite, intensa significa meridiene, quindi non intensissimo perché blocchi tutto, intensa. Nel sano lo stomaco sta fermo, se c'è una insulino-resistenza discreta, non in via di guarigione, ovvio. Tu vedi riflesso gastrico specifico. Come quella signora. Sì, come quella signora. Sì. È simultaneo. Tu sai già che lì c'è un insulino resistenza. Apri gli occhi, fai fare gli esami, non so. Ma tu dici, questa da un punto di vista diabetico non è normale, eccetera. Artemisia, mia nipote, che io do i nomi, o che chi dà i numeri, ma Nobili Buttolini, che l'ho conosciuto, un grandissimo medico clinico e diabetologo, il quale diceva testi di che non lo capiscono nemmeno oggi perché era vecchio già allora, quando ero giovane. Il diabetico nasce con dislipidemia e disglicemia, due costituzioni, non uno. Ma non esiste la microangiopatia diabetica. Tutti sono convinti. Il diabete provoca, non provoca il cardio. Io ho dei diabetici con microcircolo perfetto. Lui diceva, non esiste la microangiopatia diabetica, non c'è. C'è un seme, per lo somma muori, onicumbra degeneration, non perdiamo tempo. Ma non c'è la microangiopatia diabetica, c'è la microangiopatia nel diabetico. Che si dirà, ma quello lì è un po' una chita. Sino di Casano che ha salvato mia madre da infezione puerperale nel 1920. Non c'erano antibiotici, un gran medico. In cosa consiste? Non lo so, devo leggerlo. Se tu premi sul glautormone sopra l'orecchio, ma no, non fatelo, ci sono altri, sì, premi lì leggermente, metti in moto la vasomozione. Vasomozione significa vasomotion, vasomotility, no? La dinamica microcircolatoria. E tu vedi che dura la diastole 6 secondi. Ce l'ha fatto vedere Mario ieri, poco fa. Nel diabete medito, lo sanno dalla notte dei tempi, c'è un aumento dell'attività dell'asse grautormone, ipofisi e ormone della crescita. Per cui non è 6 secondi, è 7, perché c'è un'attivazione microcircolatoria, ma anche questo qui lascia perdere, perché si può valutare con riflesso, ma non rimane una raffinezza. Perché? Il tempo di latenza di base, ripeto, vasolinfatico, premi lievemente all'interno del braccio, comprimi i vasi linfatici superficiali. Nel sano aumenta la pressione perché c'è la raccolta della linfa, dopo 10 secondi la pressione critica e vedete il riflesso, perché è semplice. Per la glicemia questo è un segno di lupi modificato. Vabbè. Premi, aspetti 10 secondi, riflesso, ma la durata del riflesso, che non è patologico, la durata dell'accumulo ulteriore di linfa, 5 secondi, e poi aumenta, non è che... Cosa vuol dire? Tra le altre cause, la produzione di liquido interstiziale periferico è legata a livelli di glicemia. Si può dimostrare, ho fatto degli esperimenti 100 anni fa. Comunque, se la glicemia è normale, il passaggio di liquido nell'interstizio è fisiologico, se tu lo blocchi, in 10 secondi raggiungi una pressione critica, riflesso, glicemia normale. Se me lo vedessi adesso, prima che mangio qualcosa, premo 10, 11, 12, vado in ipoglicemia e non posso visitare quel giovanotto là. È bello. Ma l'ordine di massimo è una finestra. E adesso ci vuole un genio a capire queste cose. Nel diabete medito, il tempo di latenza di base, se un diabetico non è 10, 9, 8, no? Dopo il test del picco acuto iperinsulinemico, quindi ho messo insulinemico, premi come per fare la manovra di siniscalchi, no? Liberi,
dell'insulina. Se l'insulino agisce bene, non c'è insulino resistenza, è sano, questo abbassa la glicemia e fa fare meno, mi spiego, meno liquido, quindi il riflesso lo porti più a lungo, in ipoglicemia va lungo. Cosa succede invece nel diabete mellito? Nel sano passi da 10 a 15 secondi prima di vedere il riflesso, ma nel diabetico che aveva per esempio 8, puoi arrivare a 12, a 13, perché? Perché c'è l'insulino resistenza. Ora ho fatto un po' di confusione, ma il concetto l'avete capito. Segno di Rinaldi, questo lo conoscete quanto conosci, se premete intensamente su uno dei nuclei della base, somatostatin releasing hormone, che sta tra il tiroide stimulating hormone, releasing hormone, e il growth hormone releasing, il numero 2, ma poi voi con tre dita premeteli tutti sopra l'orecchio e non sbagliate. Ebbene, nel terreno oncologico, lo sapete che non vi spiego niente perché ormai ne sapete più di me quanto me, perché avete la memoria migliore, simultaneamente c'è il riflesso gastrico. Questo mettete però bene in capoccia perché salverete vita umana. Il segno di Sidieri è un professore della IEO che ha avuto il coraggio di scrivere a me 30 anni fa a Regione Salmiano. Noi facciamo le vaccinazioni anti-HPV, che poi sono 16 e 18, anche a chi non l'ha, perché non conosciamo il terreno con corse. Io non parlerò più per suggerimento di quel signore lì che vedete, non parlerò più in modo, ma ti giro nei coglioni. E metti me in fede, vaccinò una contro il tumore dell'utero che non va all'utero, ma io non mi farei vaccinare. Vabbè, andiamo avanti. Nel sano tu premi intensamente una scemata, una mammella, non c'è riflesso gastrico specifico. Al contrario, quando c'è un tumore, ma anche reale rischio, parliamo, alla nascita, tu vedi simultanea il riflesso, seguito, ve lo diceva Mario ieri, importante, dalla contrazione gastrica, il lago di protoni, non lo chiamavo. Pensatevi bene quello. Però a me e a Davide è capitata una cosa che è bene condividere. Sì. Quando si fa la Sideri, o comunque si studia la mammella, ricordatevi sempre di non fare la pressione come nella cautino, cioè di fare una pressione sul torace, ma di dare un pizzico. Perché se voi fate su una mammella una pressione anteroposteriore, voi in realtà state stimolando più cose, state facendo una musella perché stimolate il polmone, state stimolando la mammella, state stimolando il cuore. Allora, se state, ricordatevi sempre, fate la manovra come dice Sergio, ma corroborarla anche col pizzico mammario, così tu vai netto sulla ghiandola, perché becchi tutti i caratofoli. Poi, eventualmente, se è una musella e avete dei dubbi, ricercatela posteriormente, lateralmente, ma evitate di fare una stimolazione di tutta la zona. Io infatti parlo di intenso pisicotto della cute sopra la mammella, logicamente. Le pisicate potreste, non ve lo dico, se uno ha un bel capezzolo, stirare il capezzolo, non cambia niente. Date un pisicotto alla mammella, se non succede nulla, quella donna lì annuga niente. Perché potrebbe succedere che una donna è stata operata a una mammella, ma nell'altra c'è reale rischio, capito? Quindi bisogna... Avete capito? È semplice. Io non vi spiego cosa succede perché allora vi viene in casa. Sideri, sai, manovra di traversare. È un mio amico carissimo che è lì. E cosa ci permette? Io qui l'ho sintetizzato in forma, diciamo, didattica, però vieni. Ci permette di capire in pochi secondi se il fegato è malato, se le vie biliari sono malate o sono venite. Parliamo del fegato perché io ho escluso le patologie epatiche per rendere più semplice. Premete con una mano intensamente sopra la proiezione cutanea del fegato. Se simultaneamente, un secondo,
premi un secondo lo stomaco si abbassa, è il malato il fegato. Poi, come diceva ieri Mario, se scende il riflesso e poi si contrae, la natura sapete qual è. Se scende e non si contrae, può essere un emangioma, che ce ne ho visto tante di vita ancora adesso. Ok? Quindi, pressione intensa nel primo secondo, ci informa del fegato, io lì avevo cancella, vabbè. Nel sano, al secondo secondo, uno, non succede niente, due, come finisce il secondo, compare il riflesso. Attenti, non è che nel sangue è assente, è talmente minimo che non lo vedete nessuno, manco il magister, ma c'è, per forza, cioè, al secondo, perché? Perché le vie biliari anche nel sano si dilatano. Ma pensiamo invece a una paziente con un polipo nella colicisti. Tu premi, la colicisti non accoglie tutta, è più compresa la faccia, non accoglie tutta la bile che tu premi, i tubi si dilatano, compare il riflesso. Allora, quando premendo intensamente, a partire dal secondo secondo, si tratta di sofferenza delle vie biliari, non del fegato, che può essere per esempio un calcolo o più calcoli, che se sono gli episemi di megalomi è difficile per chiunque a capire, ma che se ci sono dei calcoli superiori al centimetro, tu vedi lo stomaco si abbassa e si contrae di poco. Segno tipico, segno di terziali, numero, segno di caratteristico. Quindi, riepilogare, pressione intensa, primo, secondo, non succede niente, escludiamo patologia. Ma se nel secondo si verifica il riflesso e si modifica come calcolo, come tumore, è ente via biliario che è qualcosa. Poi ci sono altri segni, no? Da portare avanti. Infatti, ricordatevelo questo, perché è importante. Quando vedete l'epatite, la diagnosi, il professor Roni la fa quando è giallo. Quando vedete il cancro, non insomma, cancro al pancreas, che ce l'aveva la nascita, in potenza, a 70 anni, il grande cantante, poveri, e tu vedi che diventano un po' gialli. E ragazzi, quella sconfitta della medicina. Io la vedo un altro modo, la medicina. Scusa, la manovra di Titi, non mi ricordo che Titi, ma la conoscevo un tempo. Sergio. È importantissimo. Ho detto pressione intensa, no? Noi siamo stati abituati adesso a parlare di pressione digitale intensa, questa è una pressione invece palmare. Sì, sì, palmare, la mano, ci metti la mano sul fegato e premi. Ci metti, vabbè, lasciamo la diagnostica psicocinetica, col pensiero premi lo stesso, Angelina. Allora, ma non lo dici, quando vedete un riflesso, un segno negativa, non dite è negativa, perché il più 10% può essere un falso negativo. Allora, per escludere i falsi negativi, quando è positivo è positivo, lì devono andare a stimolare. Quando premo su sideri, premo, falsi negativi non ho mai detto, comunque, premo è negativo, poi per essere tranquillo, comprimo i traghi o un trago, tu stimoli un sacco di cose che non ve lo dico e si attiva il sistema simpatico. Come premi 1, 2, 3, 4 secondi, ripeti la manovra. In testo di cose è difficile, ma comunque il falso negativo lo vedi, lo metti nel... Poi ci sono altre manovre, test del pugile e test dell'apnea. Io dico, tenete sempre strette le mani, non respiri, respiri ma le mani sempre strette, il pettorale simpatico, no? E manovra di Restano, pugile, apnea, insieme, un mio paziente poveretto, la manovra di Restano. Lasciamo perdere perché questo è l'esperimento di Marina, io non ne voglio stamattina, alle 5 mi sveglia per
non legale, mi sveglia e mi dice: e stamattina non scopri niente? E per scoprire io pensavo alla mia età, a altre cose, no? Ma per l'amor di Dio, il cuore mi fa, no, se non fai scoperte alle 5 del mattino. Questo ve l'hanno fatto già vedere, che bellissimo ragazzo, questo è fantastico, cioè la relazione, vabbè, ma non lasciamo lì quando ho fotografato da davanti. Bisognerebbe parlarne per te. Ecco, e qui finiamo, io sono stato veloce, perché la terapia quantistica la conoscete, in cosa è basata la terapia quantistica? La terapia quantistica, come scrisse 10 anni fa quando l'ho scoperto, forse a quello del colletto Silvio Galatini, dico: professore, ma lei quando cambia canale si alza dalla sedia e va a mettere il dito sull'apparecchio, come si fa? Non lo so, canti padre, ma come si fa? Non registrate. La terapia può essere chimica, ma può essere anche fisica, lasciamo perdere la radioterapia. Può essere chimica quando uso l'aspirina come prodotto chimico. Capite che 80 grammi di aspirina in un corpo di 100 kg, se non agisce per via terapia quantistica, ci sono più recettori per l'insulina, per l'aspirina, che quella che diamo noi. Ma l'altra terapia, la terapia quantistica, è quella che agisce attraverso le onde. Le onde che, se sono sonore, fanno ballare la ballerina russa al ritmo del tango famoso. Queste onde vanno a stimolare quello che deve essere stimolato, recettore e ormone, terapia quantistica. Credo di aver finito. Conclusione: la prevenzione semiotica, biofisica, quantistica, perché la medaglia della medicina diagnostico-terapeutica non ha una faccia come da Ippocrate a oggi ci hanno fatto credere, perché ne ha due facce: una diagnosi terapia della malattia in atto, ma l'altra è la diagnosi terapia della malattia in potenza. E i cittadini che popolano il mondo sono molto miliardi più numerosi, quelli che stanno non nella zona bianca della salute o nella zona nera della malattia, ma nella zona intermedia, che è la zona della prevenzione primaria, la zona grigia.